Il professor Grado Giovanni Merlo, docente universitario, da molti anni si occupa della figura, della storia a livello scientifico di Francesco d'Assisi, ha pubblicato diversi volumi su questo personaggio così significativo ed è autore proprio di un volume, di un nuovo volume su Francesco d'Assisi appena uscito per Il Mulino. Perché un nuovo libro su Francesco, si potrebbe dire? Ma l'obiettivo era un po' subordinato alla elezione di Bergoglio a Papa. Papa Francesco, l'editore mi ha detto, è l'occasione fa l'uomo ladro. Ecco, ma il senso del libro non è di presentare un mio Francesco, come di solito fanno gli autori. È uno strumento perché ognuno possa avvicinarsi, se non pervenire, alla conoscenza di un personaggio vissuto tanti secoli fa, che ha avuto mille deviazioni, mille correzioni, mille interpretazioni, mille colori. Allora è possibile arrivare a quello che gli storici chiamano il Francesco storico, cioè il Francesco. Ecco, io credo che oggi non sia ancora possibile, ma sia possibile fornire degli strumenti di conoscenza perché in futuro, come sarà probabile, si facciano dei passi avanti nella conoscenza o dei passi indietro, non so, ma si facciano dei passi, ma soprattutto non ci si fermi agli stereotipi del Francesco che parla agli uccelli, del Francesco che converte il lupo, non se ne può più. È pieno il mondo di gente che parla agli uccelli e che converte i lupi, ma non è pieno il mondo di gente che assume in prima persona, in tutta la sua pregnanza, nella sua drammaticità, il messaggio cristiano. Ecco, Francesco è uno dei personaggi, uno degli uomini, degli individui o degli uomini e donne che hanno assunto nella sua radicalità la buona novella, il Vangelo. E allora questo è uno strumento per vedere se si arriva a capire questa grande decisione di vita.